Lavoro salato alla cipolla con l'aglio e con la carota. Abbiamo aggiunto il pomodoro, l'abbiamo fatto scottare leggermente e poi ci abbiamo aggiunto il polpo. Il polpo cucina in maniera lentissima. Più di chiamarlo polpo impignata, io lo chiamerei brasato di polpo perché si scioglie veramente in bocca. Abbiamo utilizzato delle spezie quali il peperoncino e l'origano che danno molto sapore al piatto. Abbiamo deciso anche di aggiungere un crostino di pane per dare un po' di croccantezza al piatto. Il Vinitaly ovviamente non è soltanto vino, ma con un buon vino va sempre abbinato un ottimo piatto, vero? Assolutamente sì, non esisterebbe il senso più profondo di un calice di vino se non si potesse accompagnarlo ad un piatto straordinario. Noi qui in realtà abbiamo proposto molti più piatti di uno soltanto, quattro cooking show al giorno per 4 giorni, quindi la bellezza di 16 menù diversi a base esclusivamente territoriale. Tutte le tipicità della regione Puglia, dal Gargano al Salento, per accompagnare i vini straordinari della nostra regione, che la devo dire tutta, sono buoni anche senza cibo.